Consueto appuntamento con uh, Aspettando il Tg in diretta. Vi voglio ricordare una bella bella puntata, una grande città Livorno che con il suo porto ha fatto entrare ed uscire spezie, erbe, cultura in generale e che eh, di questa cultura noi riportiamo traccia in ogni, in ogni parte, potremmo dire, della cucina livornese. Oggi sarà l'occasione per presentare anche un nostro vecchio amico di Aspettando il Tg che è Paolo Ciolli, scrittore. Prima di essere cuoco, potremmo dire, uno dei più eh, seri conoscitori della storia enogastronomica di Livorno. Ma abbiamo ovviamente due testimonial, eh, che sono il nostro Paolo, che viene da Quercianella invece. Sono, sì, sono di Livorno, lavoro a Quercianella come cuoco al ristorante Paolieri. E invece tu, Edoardo? Gerardo. 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 Da? Ristorante Scampolo Antignano. Antignano. Livorno. Allora, voi due rappresentate un po' stasera, con mia grande somma gioia proprio alcuni dei simboli della cucina livornese. Le triglie, come sono alla livornese? Le triglie sono spettacolari. Sono spettacolari. La sono sua pr... morte, come si dice la da noi. La sua morte. Perché tanti si sono confusi. Dice, io faccio il palombo, per esempio, con la mia persona, alla livornese, ma non sappiamo se veramente ci va l'aglio, se ci va il pomodoro, la conserva, il peperoncino. Stasera rispolveremo un po' tutto. Certo. E invece con te... Io farò un risotto allo scoglio. Mm. Eh, tipicamente si fa il, lo spaghetto allo scoglio. Però questo sarà un risotto mantecato ovviamente con un pelino di burro. Mm -hmm, che è anche eh, uno dei segreti di alcuni chef. Eh, nel risotto è indispensabile. però, ovviamente ci saranno l'olio, il peperoncino, il basilico, ingredienti tipici dello spaghetto allo scoglio, cozze e vongole. Senti, ma questo tuo spaghetto allo scoglio è uno spaghetto allo scoglio del Livorno? D'è de, o no? È eh, è tuo per saperlo. No, no, è, è un piatto tipico, io non ho inventato lo spaghetto allo scoglio, magari non si fa di solito lo, il risotto allo scoglio, però il piatto non è certo una mia invenzione. Io non ho voluto addentrarmi sul cacciucco, perché altrimenti di cacciuccomani ce ne sono talmente tanti e di eh, varianti del cacciucco che, insomma, rivedremo di capire qual è la vera ricetta secondo gli studi di Paolo Ciolli va bene allora prima di voler però introdurre appunto le ricette io vorrei ricordare il quiz che ormai vi av tiene avvinti da più di mi sembra due settimane è il peso dei famosi pani allora i pani vengono Qui ecco nell'inquadratura, io voglio sapere il peso esatto dei pani e vi darà diritto: comincio, è molto lunga, a ah, 10 kg di pane più 5 kg di taralli, tarallini, pan grattato, quel che sarà. Poi un corso di cucina presso i cuochi di Arezzo, che sia di pasticceria o di quello che vorrete. Poi abbiamo un portapane delizioso. Per favore Gerardo, prendimelo lì. Sì. Di tanta grazia per la casa, giustamente con tutto questo pane ne avrete bisogno. Poi sei confezioni. Di erbe dall'isola eh, dall d'Elba, sei confezioni di confetture o eh, mi sembra gelatine, anche quelle provenienti dall'Elba, un libro a pranzo con Napoleone di Alvaro Guidi, sempre dell'Elba. Poi una colomba farcita, ma super farcita da Alessandro Malotti. Un chilo di gelato di un maestro artigianale di gelato, di quello superbo. Poi non mi vorrei essere scordata la cosa più bella che abbiamo avuto ieri sera. Un Weekend praticamente vi auguro d'amore, un sabato eh, e una domenica presso l'hotel Villa Graziani a Vada. A questo punto non sono sicura di aver ricordato tutto, ma prego, il numero è per voi, lì in sovrimpressione, pronti alle telefonate. Magari stasera aggiungiamo qualche altra cosa, eh? Che dite in corso d'opera? Che si aggiunge? Un pranzo da te? Ho una benissimo. scelta da te. Va benissimo. Bene, aggiungiamo anche questo pranzo da lui, va bene? Eh? Volenterissimo. Così sempre di più ricco e poi aggiungeremo altri due libri perché ricordiamo che la cucina è anche ovviamente cultura. Quindi la triglia, la cultura e la triglia. Perfetto, eccole qua. Belle. Bellissimo esemplare di triglia di scoglio. Come si distingue una triglia di scoglio allora, da una non di scoglio? Allora, diciamo che si vede maggiormente quando ha ancora le squame però... Si vedono molto bene la differenza dei colori. La triglia di scoglio, oltre ad avere la testa leggermente diversa, mm. ha dei colori. Cioè, questa striscia verde-gialla. Ecco, ha questa striscia sì, sì. dorata. E queste no? strisce, l'occhio è leggermente diverso, come un pochino la testa, ma i colori si vedono molto bene, soprattutto appena esce dall'acqua ha dei riflessi verdi e gialli che sono stupendi. Senti, questa meraviglia invece rossa, bella, così, perché il colore della triglia è unico, invece sì. questa non è quella di scoglio. No, questa è una triglia sempre di sabbia ecco. o di rena, come si dice da noi. Eh, quindi la Diversa. differenza sì, si vede mm. un pochino nei colori. Allora, il valore commerciale scusa, ma è di scoglio, ben diverso. Sì, no? Quella di scoglio costa un pochino di più, mm -hmm. eh, è un pochino più difficile da trovare, soprattutto da noi si trova non sempre. Infatti, bisogna andare a vedere a trovare al mercato che cosa c'è e cosa non c'è. Non è che uno parte e dice voglio comprare quello. Ecco, allora guardate, io vi faccio l'inquadratura che così possiate in modo tale vederle per bene. Abbiamo la, la triglia di scoglio che è quella, vedete, leggermente eh, multicolore, potremmo sì. dire, con questa striscia ben evidente colorata aurea e invece questa che sto muovendo, mi sembra che sia lei, che è quella di sabbia, va bene? Certo. Allora, quanto costano? Allora, dipende, dipende anche dai periodi, perché mm. ovviamente eh, adesso quelle di sabbia ce ne sono molte, di scoglio non tanto. Mm. Ovviamente da noi eh, la friglia di scoglio arriva dopo l'estate, a partire dagli ultimi giorni di agosto con l'inizio del settembre, ecco. poi ce ne sono tante, in quel momento costano molto meno. Diciamo che ora come ora siamo intorno ai 25-28 euro il chilo. Mediamente. Senti, io ho visto che c'è un ritorno della triglia, perché prima tutti dicevano: oddio, queste lische, che noia. Sì, Adesso sì. vengono trovate spesso già nei negozi della grande distribuzione a filettini. Lietto. Però la, la triglia, la, insomma. la... È più buona no? con la lisca perché c'è sapore. No? Sì. Poi allora, ovviamente nella, nella, nella triglia alla Livornese è necessario farla intera. Insomma, eh. mh, fare il filetto si può fare, ci sono pochi mm. stellati che propongono il filetto. Rivisitato però non è la nostra triglia alla livornese con un sapore verace, con un, so, un tocco di mare veramente importante. La triglia è una carne molto delicata. Sì, per questo si spatta. La carne no? è, una, è una carne delicatissima, infatti anche la cottura è una cottura abbastanza breve e eh, necessariamente non la giriamo una volta che poi la dajamo nel nostro sugo di pomodoro. E, perché se no si fa un pasticcio si si spacca si spacca e poi va nel piatto molto brutta invece è bella quando arriva così. allora deve, essere, deve arrivare così allora senti inizia subito Perfetto. triglie alla livornese per aspettando il tg la Perfetto. vera ricetta che ha bisogno allora, di allora ha bisogno di un Accendiamo abbondante un giro d'olio prego poi poi si prende il nostro aglio mettiamo di qua così facciamo bagnato eh. senti l'aglio quanto è importante l'aglio nella vostra cucina eh, a livorno l'aglio viene utilizzato in modo molto abbondante in modo molto molto abbondante diciamo generoso dai Diciamo io generosa. sono contenta, sai, perché questa mania di non voler avere l'aglio, no? Mica è tanto giusta perché fa bene l'aglio. Assolutamente, assolutamente. Crea qualche piccolo problema, magari però insomma si può tranquillamente ovviare in, in tanti modi. Si aggiunge un pochino di peperoncino. Insomma, se uno ha la fidanzata non è che mangia un piatto di spaghetti aglio. No, ecco, insomma, diciamo... Siamo questo. sinceri, se uno per esempio ha un po' di problemi digestivi, però l'aglio sì. aiuta, pensate, a digerire molto meglio, perché eh, i succhi dell'aglio sono veramente preziosi. Vedo che in effetti tu mi hai preso alla lettera. Eh. Sì, no, diciamo che... Deve essere generosa la porzione. E peperoncino. Essere, sì, un pochino mm. di peperoncino. Si fa soffriggere leggermente. E poi? Poi, allora, la ricetta originale riporterebbe, mm. da noi c'è il pomodoro pisanello. Il famoso pomodoro pisanello, che caratteristiche eh, ha? Allora, il pomodoro pisanello è un pomodoro eh, leggermente costoluto. Come, come il costoluto che si trova normalmente, però eh, fondamentalmente viene eh, diciamo, coltivato in provincia di Livorno e di Pisa. Ecco, magari la Sono... regia riesce a trovarci. Pomodoro Pisanello da Livorno. Sono o Pisa. Dei, dei pomodorini molto succosi, molto succulenti, si iniziano a trovare diciamo, dagli ultimi giorni di maggio in giugno cioè in po poi, precoci, infatti, infatti oggi ho, non li ho portati perché sarebbe stato inutile, Primo non si trovano e poi anche se li avessi trovati non sarebbero stati sufficientemente succosi e polposi per fare, poi comunque è fondamentale secondo me utilizzare le materie prime di stagione, cioè un, un pomodoro Beh. a gennaio, un pomodoro Ma anche maturo a marzo, anche a pomodoro. Non si usa. Allora senti però io non ho capito, conserva. Pelati no, allora, e quando c'è il pomodoro. Allora, è, mm. questi sono degli straordinari pomodori pelati. Quelli che, che fanno il forno, biologici. Semplicemente, sono biologici, eh. che io ho semplicemente frullato leggermente. Mm, che bella Perché eh, deve essere molto salsata. Deve essere molto salsata. Una volta, anche perché mh, se si passano tanto, il pomodoro diventa arancione. A me non piace, il pomodoro deve essere rosso. Quindi, una volta che l'aglio inizia. Mi permetti, controllo prego, un attimo perché, se no. Sennò... Una volta che l'aglio inizia, senza farlo scurire ovviamente. Ci mettiamo questo. Si va con il pomodoro, sì. Senti, però io non ho capito, questa l'hai fatta tu ai tempi del, del, dei pomodori a ottobre, sì, settembre? Sì, sono pelati. Oh! Sì. Quindi ritorniamo a farci i pomodori in casa. Fra l'altro, scusami, eh, una cassetta di pomodori a settembre, intera veramente di pomodori eccezionali, che magari teniamo un, due giorni al sole, costerà 6 euro. Eh, costa pochissimo. Un eh, barattolo di passata di pomodoro di media qualità costa, mm, grande così, dagli 80 ai 170 a seconda dei. Quindi pensate un po'. Con una cassetta, sono. quante bottiglie ci facciamo? Eh, dipende dal tipo di bottiglia, comunque ci se ne fa tantissime. Veramente. Cioè, il prezzo è una. Tipo ha... 50, quasi. S sì, forse una quarantina. Però 40? Insomma, quindi. Non, non, non c'è paragone a livello economico e poi, comunque, la qualità. La eh, qualità. Quindi, qualità e, e investimento. Bene. Okay, allora, allora adesso mettiamo. Aspetta, stai leggermente orientato, così che si possa vedere. Permetti. Prego. Ecco qua. Guarda, te lo faccio io. Senti, usi sciacquare eh, per riprendere quel pezzettino con un pochino d'acqua? Sempre. Il barattolo, sempre. Allora, come fanno le massaie? Dammi sempre. un pochino di acqua, Gerardo, vieni. Sì. Poca a poca. Vieni. Devo. Grazie. Tiago perché noi facciamo così a certo, casa, vero? Assolutamente, si deve raccogliere tutto. Cucina, si cerca di non buttare via veramente niente. E questo lo lasciamo andare. Certo, lo Quanto copriamo... Tempo? Allora, diciamo, a seconda della quantità deve cuocere una 10-15 minuti massimo. Ora parleremo e di triglie. Poi si adagia la triglia. la triglia. Come si pulisce una triglia? Allora, prendiamo si, la carta. Si pulisce... Come? come qualunque altro tipo di pesce, per questo tipo di cottura si parte dalla togliere le squame. e quello nella, lo fa il pesce nella, nella triglia vengono via benissimo, <ride> non c'è problemi. Allora. Poi o con un coltello o con un paio di forbici si incide l'addome. A me piace inciderle in ecco, questo fai modo. Aspetta, qua per favore. Fai vedere come, <coughs> come si incide. A me piace arrivare fino ad aprirle così. Poi, una volta incise, si sciacquano leggermente e si cerca di togliere quanto più possibile questo sangue che è lungo la spina dorsale. Eh sì, perché il sangue è ferroso e quindi avrebbe un sapore diverso. Senti, ma ce n'hai una da aprire? Certo. Così facciamo vedere. Allora prendiamone una e apriamoci la triglione. Prendiamo una bella triglione. Per favore vieni di qua, così rivolgiti là. Perfetto. Ecco fatto. Allora, allora, prendiamo una bella triglione. Con le forbici. Sì, si fa presto, un coltello, un paio di forbici, non ci sono problemi. Intanto sobolle lentamente, ma proprio precisamente, il nostro sughetto. Allora, stacco le branchie. Poi, Le branche devono essere belle rosse, vero? Sì. E il fegato della triglia è buono? Il fegato della triglia è stupendo. È stupendo. Ora, in questa, in questa um, lavorazione qua non serve, nel senso, io se, se lo voglio lo utilizzo, lo tolgo ecco, e lo pulisco. Ecco, lo facciamo vedere, perché è veramente una prelibatezza questa. Eh, guardate questo fegato. Come può essere utilizzato? Allora, Scusate. mi raccomando, necessariamente, <coughs> assolutamente cotto. Oppure se volesse uno mangiarlo così com'è deve essere abbattuto. Perché eh, l'anisakis, che è questo famosissimo nematode che si trova nell'addome dei, dei pesci, eh soprattutto sì. nel pesce azzurro, ma comunque ormai in tantissimi pesci, vive sulle pareti del fegato, vive sulle pareti dell'intestino, vive sulle pareti del cuore dei pesci. Quindi noi lo diciamo sempre, È pericolosissimo, sì. è veramente molto molto pericoloso. Ecco perché quando andate nei posti dove il pesce è crudo, voi dovete eh, sapere che crudo non è mai, perché comunque ha subito questo shock che non è il surgelamento. L'abbattere vuol dire da X temperatura in pochissimo tempo precipitare in modo tale che questo batterio venga ucciso. È un parassita o un batterio? Sì, è un parassita, è un parassita. Parassita, nematode. Un Invece, è pericolosissimo. Ecco, mentre invece, quindi dovete essere sicuri che in genere il pesce crudo Pensiamo. non lo andate a mangiare mai. In realtà, scusa, no. vero? Che profumino. Mm. Ecco fatto. Adesso che si fa? Adesso si lascia ancora finire di cuocere due secondi. Poi si corregge di sale. Le triglie vanno lavate bene, però... Le triglie no? vanno lavate, sì. Le triglie eh. vanno lavate. Normalmente, io non, io non amo molto far toccare l'acqua dolce alla triglia, perché... E come o si comunque, fa? Pesce, basta sciacquarle un attimo sotto l'acqua. Basta sciacquarle un attimo sotto l'acqua... Per salo io, togliere, eh. prego. Per togliere comunque quelle squame che comunque naturalmente mm. anche se Rimane... tolte rimangono attaccate e poi appunto come dicevo prima per sciacquare un pochino l'addome in modo da asportare ecco, anche i le... residui facciamo vedere qui vedete del ferro ferroso del sì. fede quanto più possibile il sangue senti ma l'ideale visto che dice che non gli pi ti piace l'acqua dolce cosa si va col secchio d'acqua di mare? Si potrebbero sciacquare eh? con l'acqua di mare ovviamente insomma non, non è non necessario è fine, non è quando possibile. uno va la mattina prende una triglia freschissima come queste, come queste che stanotte ancora erano in mare non ci sono problemi insomma, e bastano. poi queste sono di bella pezzatura perché direi sì. che sono belle grandi sono, ma infatti triglie, la no? triglia raggiunge massimo questo Tipo di pezzature, a volte qualche, qualche centimetro più grande, ma insomma, mh, anche se ci sono delle leggende che narrano di, di triglie di otto etti, ma non se ne vedono, non esiste Insomma, va bene. Allora le triglie sono buone anche fritte, però assolutamente eh, devono essere fritte, un pochino più piccole, sempre secondo quello che è stabilito. Sono fantastiche, si mangiano europea. così. Esattamente. E poi il fil come possono essere buone fritte? Ma allora, a me sinceramente piace anche una triglia di pezzatura, diciamo, di questo sì. tipo, una bella triglia di scoglio, anche fatta al cartoccio, mm. semplicemente al naturale. Eh, quindi messa in un cartoccio di alluminio, pochi minuti in forno o addirittura anche su una piastra, viene eccezionale. Allora, mettiamo le triglie sì. e poi credo che il protagonista principale sarà il famoso prezzemolo, no? Sì. Che è sempre generoso. Quindi, se dovessimo ricapitolare, la cucina livornese nel pesce ha bisogno di. Eh, la cucina livornese nel pesce usa tanto il pomodoro, usa tanto l'aglio e usa tanto il, il prezzemolo. Il prezzemolo. Quindi se voglio fare una cosa del Livornese, pomodoro, prezzemolo e aglio. Anche il palombo sì. è così. No? L'unica uni, eccezione è il cacciucco dove ovviamente... No, il cacciucco la lasciamolo fare se Però... no tutti i cacciucchischi hanno una versione. Quello senza lische, quello no, no. senza tentacoli, <ride> insomma... È... Allora, voglio ricordarvi però il quiz, forza e coraggio, perché veramente i premi cominciano a essere talmente tanti da poter veramente avere una soddisfazione piena sotto ogni punto di vista. Quanti sono i chili dei miei pani? Siamo partiti da 5, 6, eccetera. Vi ho già detto, sotto i 7 assolutamente non insistete. Dopo due settimane vorrei che diventassero pesci e non pani. Pubblicità. Allora, qui abbiamo questa, finalmente un livornese de, un altro livornese ridè, che ci fanno proprio un piatto livornese, in questo caso le triglie con pomodoro. Certo. Triglie. Livornese. Aglio. Peperoncino, un pochino di aglio e per finire un po' di prezzemolo. Beh, il prezzemolo che è indispensabile, non ci state a mettere altre erbe aromatiche, chi ci mette il pepolino, chi quello, no. chi quell'altro. I livornesi non li vogliono, vero? No, assolutamente, eh? assolutamente. Paolo. Allora senti, mentre mi fai tutto questo battutino, perché va fatto il battutino, io chiamerei questo nostro veramente carissimo amico, non so come definirlo se non amico perché è cuoco, è studioso, è scrittore, ha vinto talmente premio Bancarella, ha visto un sacco di premi, Paolo Ciolli con la sua ultima fatica, Livorno, la Ghiotta. Eccolo qua, Paolo vieni, bentornato finalmente. Eccolo qua. Grazie. Allora, a chi meglio di lui poter chiedere eh, quanto la cucina di altri, la cultura di altri paesi abbia influito in, nella cultura gastronomica livornese? Diciamo che tutti hanno portato un po' del loro. A Livorno ci sono stati gli ebrei in grande quantità, in grande misura e per centinaia di anni. Però ci sono stati non solo loro, gli arabi, gli inglesi, i francesi. Tutti hanno portato un po' del loro. Aspetta, non ti fa tagliare la mano da Paolo. E eh? così diventa più saporito. Eh, eh sì, insomma. <ride> e, diciamo tutte queste culture, la bellezza di, di Livorno è quella che ha saputo richiamare tutte queste culture facendo della, una propria identità, l'identità della cucina livornese. Ecco, e questa è veramente la cosa più importante, che ha trovato una sua, eh, una sua classificazione, questa cucina, e direi una classificazione nell'ambito nazionale. Ecco, questa cucina. Ma direi, eh, scusami, livornese, anche dire. internazionale, perché i carciofi d'Antignanò si trovano nei più grandi ristoranti francesi. Pensate un po', ma io vorrei sapere, in due parole, come potremmo definire la cucina livornese? Una, fucina, una cucina forte, robusta, una cucina saporita, una cucina però che... È, da porto eh, di mare? No, direi da ghiotto. Da ghiotto, ma il porto di mare ti porta anche i ghiottoni, eh? Sì, porta tutti, eh. ma vorrei eh, scansare gli equivoci: che la cucina livornese sia una cucina solo a tinte forti, con, eh, dove i sapori sovrastano, dove determinati profumi sovrastano i sapori principali che si deve tirar fuori. Per esempio queste triglie, il sapore principale è proprio la triglia e quindi Col è quella dolciastro, leggerissimo. Con quello dolciastro, leggero che deve avere con quella sua fragranza di mare che deve avere. Deve essere gadolla come è, come si dice, e deve essere saporosa proprio in bocca. Un attimo solo perché finalmente la prima telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, il suo nome. Sono la signora Barbara da Livorno. Barbara da Livorno, la puntata potremmo dire è dedicata essenzialmente a lei. eh? <ride> Vediamo se diventa una, un super successo anche e soprattutto per lei individuando il peso dei pani. Proviamoci. Sì. Forza. Ma 12 kg è stato detto. Così perché non ho seguito in questi giorni Senta, la trasmissione. Eh, diciamo la verità, non me lo ricordo, non, so, non tengo più i numeri, ma eh, diciamo che è stato detto. Quindi mi dica un altro numero: <ride> 11 kg e 450 Non è la sua serata. Però la dedichiamo lo <ride> stesso a lei, va bene? Eh? La ringrazio. Grazie, la ri continui, la ringrazio. continui. Arrivederci, arrivederci. arrivederci. Allora, dicevamo per esempio sulla cultu cultura ebraica che porta eh, appunto a Livorno, come però anche, che ne so, verso Sovana, dei piatti che rimangono celebri, pensa allo sfratto, pensa, ne, appunto parlo nell mare, nella Bassa Marema, però qui eh, lei di Pitigliano pensa un po' eh, per esempio alle sportelline. Sì. Ecco, ricordiamo che cos'è, ma come, come mai è così importante? Ma diciamo che è il regalo che veniva offerto eh, nel periodo di Pasqua: si usava portare delle sporte di fiori o di frutti, e in una sportellina si cercava di ricreare una sportellina dolce. Si... Cercava di ricreare questo, questo regalo, questo, eh, questo eh, proprio portare un, un qualche cosa, un omaggio, un omaggio a una persona cara che si officiava proprio con questa sportellina che è una riproduzione proprio di una sporta da lavoro. E si è cercato di arricchirla passando, prima era semplicemente fatta di pane con un uovo, con un uovo messo fuori, e poi è passata è diventata un dolce, una cosa, una cosa buona fatta di farina farina mm -hmm. di mandorle e chiari d'uovo montate insieme poi con una glassa di zucchero e chi, sempre di chiari d'uovo ci ha fatto venire fame eh, eh? Sì, è diventa croccante, una cosa un pochino ma di un gusto ma io volevo parlare passato. della tradizione invece della tradizione dell'influsso ebraico eh, l'influsso ebraico si nota ma diciamo che non è proprio un influsso diretto perché la cucina livornese si è sì carpito da, anche dagli ebrei ma poi ha saputo trovare il proprio filone e la propria identità basta pensare a queste, a queste triglie qua che non sono eh, sono mh, anche ma gli ebrei noi ne abbiamo fatto una cosa di grande cultura gastronomica gli ebrei era un ricotto cioè la, che vuol dire? La triglia veniva fritta, quelle che avanzavano per portarle avanti venivano, venivano. ricotte, ricotte proprio nel pomodoro e quindi portate avanti per, alcuni, per altri giorni, non solo, gli si dava pure un'altra sembianza ecco senti invece per esempio in flussi orientali mentre nel frattempo sta mettendo il eh, pomodoro e sta adagiando la nostra bella porzione di triglie e la parola inzimino inzimino per esempio di seppie quindi con eh, la, la, o la bietola con le verdure, le verdure diciamo con le verdure. con le verdure un inzimino è con le verdure ha un'origine proprio orientale perché ah, inzimino che vuol dire? ma inzimino vuol dire proprio fatto cotto insieme a delle, delle verdure No? Eh, cotto, in che lingua? Ah, questo mi trovi molto impreparato, non lo so. Diciamo la cucina, la cucina orientale, medio orientale, qualcuno dice da cumino perché sì. l'inzimino da cumino, però eh, insomma, il termine si perde un pochino: si perde. Ecco, eh, però, queste era un modo di ripresentare i piatti principali in un'altra un maniera. E, è proprio ehm, questa cucina Livornete ha saputo, un po' da tutte le cucine, come dicevo prima, prendere quanto di meglio queste potessero offrire. Sì, ma e poi faceva... Eh, eh, sì, era un porto, ma pensate al polo alla gallina, all'identità. Eh, del polo li, livornese, il galletto, livornese, eh, il galletto eh? livornese a differenza degli altri. Che cos'ha di più? Dice: De io sì, sapevo no, nella pubblicità facevano, <ride> della barzelletta, fadde. no, a questo. <ride> Quando eh, delle, un gruppo di galline è partito verso l'America, di polli eh. verso l'America, laggiù li hanno selezionati. Sì. Quando l'hanno dovuti rimandare dalle nostre parti, in Toscana, e Livorno era il porto principale della Toscana, quindi passava tutto di lì, se non per l'Italia addirittura, per la Toscana mm. certamente passava di lì, non sapevano che nome metterli a questi polli di nuova selezione e siccome andavano a Livorno diventò eh, gallina livornese. E lì l'identità proprio della gallina livornese, grande produttrice di uova. Benissimo, ti ringrazio tanto Paolo con la tua ultima fatica. Livorno la Ghiotta, che non è solo un libro di ricette di cucina, un libro veramente di ricette ortodosse, non eh, prese così e cambiate, ma è anche un libro, come sempre sono i suoi libri, anche di storia. Come dico sempre, la cucina è, rappresenta la nostra storia, perché eh, veramente attraverso i cibi... La si... cucina è storia e cultura. Esattamente, eh. si trasmette anche la cultura. Senti, però io ora, Paolo, tu con questo bel fioccone, tornatene di là, io mi tengo il tuo librone, io voglio sapere la ricetta di queste trionfali triglie. Allora, si prendono, si puliscono le triglie, si squamano, si apre l'addome, si eviscerano, si cerca di togliere quanto più possibile il sangue lungo la, la spina vertebrale, si sciacquano leggermente, in una padella. Un giro d'olio abbondante, un po' d'aglio, tagliato fine, quello a seconda di come piace, però diciamo si cerca di tagliarlo fine perché comunque un po' si deve sentire. Una puntina di peperoncino. Il pomodoro pisanello nella ricetta originale, nei periodi in cui non c'è, magari è necessario utilizzare dell'ottimo pomodoro, che sia passata, che sia pomodoro pelato, leggermente frullato poca differenza fa, basta che sia di ottima qualità. Si fa sobbollire per un quarto d'ora, 20 minuti massimo, si adagiano le triglie, che non devono essere girate, infatti si utilizza un coperchio. Si fanno cuocere circa 8-10 minuti, si mettono nel piatto, un po' di prezzemolo e si va in tavola. Buona Guardate appetito. che bello, poi fra l'altro questo è un piatto che ci permette anche di farci lo spaghettino, perché comunque di sugo ne rimane sempre abbastanza, sì. quindi o una bella fetta di pane a brustolito strusciato con l'aglio perché giustamente <ride> loro non ne possono fare a meno e poi ci beviamo un bel vino a Livorno che si beve? Eh? allora ci, ci, diciamo che noi su questo tipo di pesce mettiamo magari mettete? un vino rosso giovane eh, anche se con il pesce sappiamo che però è tradizione da noi comunque utilizzare al di là di tutto si utilizza tranquillamente anche un buon bianco magari per i miei gusti fermo o un bianco armonico che non sia troppo floreale oh, come vanno di moda adesso. Finalmente uno che non mi dice le bollicine, che vanno bene dappertutto, va bene. No, Quindi, un bellissimo. bel bianco strutturato, un bel bianco sodo. Grazie Paolo, che ci aspetti al ristorante. Ai Paolieri a Quercianella. I Paolieri chi sono? È la famiglia che è proprietaria della struttura. Bene. Allora, invece andiamo subito dopo aver ricordato un attimo ai nostri telespettatori che questi pani veramente vorrei darli. Eh che dici? Ti arrivasse a casa 15 kg di pane che faresti? Dimmi tu. Mi darei da fare, farei delle bruschette, dei panini. Ma C'è cioè 15 kg pan di bruschette. Grattato. È vero che sei magrino, però, insomma. Vabbè, il pan grattato te lo mando già. Poi eh, bruschette, panini, pappa al pomodoro, eh, zuppa toscana. Insomma, ti fidanzi? Sei già fidanzato? Mm, Sono già fidanzato, sì. Ma insomma, allora farai con gli amici. A questo punto, noi facciamo qua una ricetta che eh, è bene ripassare. Il risotto allo scoglio. Il risotto allora. allo scoglio, cosa prevede? Scusate? Allora, eh, per quanto riguarda gli ingredienti, mm. burro, riso carnaroli, eh, cozze, vongole con la loro acqua, olio extravergine di oliva, sale grosso. Eh, sale fino per aggiustare alla fine pepe bianco peperoncino secco peperoncino fresco basilico fresco aglio e basta così ecco il tuo è uno scoglio un po' particolare eh, perché eh, vedo che qui ci sono prima di tutto del, cioè, del parmigiano, parmigiano sì. Poi è uno scoglio, per esempio, a me lo scoglio piace anche con eh, i gusci. I, no, no, con i gusci non li mangio, però ah. ci possiamo ah. mettere. Mi piace anche con un po' di gamberoni, un ah. po' di tentacolini. Eh, no, eh. Questo, questo lo vedo più in Almeno è... a Livorno lo scoglio è cozze e vongole. Ah. Eh, quando sono gamberi tentacoli. Insomma, altre cose come si di chiama? Di solito la corsara, la corsara o Sì, ah, un nome Paolo, un po' più, più scenografico. Quindi sì. se io voglio lo scoglio eh, prendo solo questi due. Sì, eventualmente qualche altro frutto di mare, qualcuno ce l'ha già. Però fondamentalmente okay. danno fasolario, lo scoglio. Sì. sì, a volte qualcuno mm -hmm. ci mette un fasolario Ecco, buono a perché sai, magari uno e il Corsaro invece è quello sì, più sontuoso. Ci sono un po' di, di, di ricetta a Livorno. Vabbè, che taratus, di moda. No. Allora, telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera il suo nome, sono Paola Anna Maria. Buonasera. Buonasera, da dove telefona Paola? Siamo da Barberino di Mosello. Oh, come si sta lassù? Eh, freschi, molto freschi. Oggi è freschino, è piovuto tutta la mattina, ieri tutto il giorno e oggi è ben freddo. Quindi, il periodo potremmo dire giusto per i primi funghi e per le asparagi di bosco ancora tarda a venire, no? Eh sì, gli asparagi forse ancora un pochino, siamo qua, siamo indietro, e infatti siamo indietro un po' con, con, con tutto. tutto, ancora non abbiamo nemmeno messo niente nell'orto, si sta aspettando un pochino che, che riscaldi un po'. Eh, giustamente. Senta, che cosa ha cucinato stasera lei? Allora, per stasera non ho la più pallida idea, <ride> però... <ride> Però allora gliela chiedo a lei la ricetta, perché ho dei topinambur. Uh, bene! Brava! Ecco. Allora, e come qui... li vuole fare? Eh, appunto, chiedevo un suggerimento a lei. Allora senta, io suggerirei se stasera lei ha un po' di freschetto e le può far piacere a lei o ai suoi commensali, per esempio, una crema di Topinambur è eccezionale. Lei prende praticamente i Topinambur, li lava molto bene, mantenga anche la buccia perché va benissimo, prende della cipolla e mette tutto insieme. Io non metto olio, non metto niente. Lascio cuocere aggiungendo del brodo o dell'acqua bollente, metto magari se ho delle erbe aromatiche tipo il pepolino o cose varie, cose simili e poi frullo e basta, più dietetica di così si muore. Se invece lei ecco. vuole un attimino essere più insomma, fare qualcosa di meglio, allora lei li taglia come se fossero delle patate e le frigge. Ecco. E allora eh. vengono delle chips che hanno questo sapore che è un po' carciofo, un po' consistenza di patata, che è inconfondibile. Altrimenti eh, le suggerirei anche di sbucciarli, di prendere una grattugia di quelle grandi, di farli crudi e magari metterci, che ne so, se ha una scatoletta di tonno stasera o magari una fetta di rosbif avanzata tagliata a pezzettini, potrebbe essere un altro suggerimento. Però io chiedo anche a Livorno cosa fanno. Petti, Paolo, io, come si fa? Io farei una, una zuppa. L'unica cosa eventualmente, utilizzerei l'idea della chips lasciandomene qualche fettina da friggere e poi da mettere sopra, quindi dà anche un, una nota croccante, al posto magari di mettere una fetta di pane o dei cubetti di pane fritto. Sentiamo invece lui. Eh, si potrebbe rimanere con la crema di topinambur e mettere al centro delle, un sotè di vongole. Eh, ma ma di... poverina, ma ora deve guardare eh, noi eh, come fa. E ora le non vanno... so dove andare a trovarle. E eh, come fa? Lei adesso guardi. Lei ha un marito esigente? No, no, però devo dire che comunque questa cremina mi sembra un'ottima idea. La crema è molto e... buona. Molto, sì, mm. mi sembra un'ottima. Che messo in pentola così con sì. il, eh, topi... il topinambur e le cipolle e sì. un po' di brodo. Guardi, eh, c'è chi ci mette un, dei grani di pepe, chi ci mette la foglia d'alloro, ma la foglia d'alloro secondo me mh, cambia un po' troppo il sapore. Alla fine io le suggerirei, cosa che faccio io, un bicchiere di latte. Quindi lei sia parca, sia avara nel mettere l'acqua, cioè lasci ritirare, perché allora viene proprio una cremina deliziosa. Va bene? Eh Sì, 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 e devo dire sì, sì, che ci metto, ora ci penso, se fare le chips, come ha detto lo chef, oppure se mettere un po' di pane abbrustolito, sì. Sì, però sì. una sorpresa sì al mio compagno sì. va bene, vedrà <ride> che freghina, sarà ricompensata sì? vediamo un attimo Beh. se adesso mi sa dire esattamente il peso dei pani ecco, vediamo se ho questa bella ricompensa perché Beh. insomma il premio è il ghiotto speriamo, eh. via io pensavo 10 kg e 50 grammi no no, no. No, 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 io vorrei darla perché sennò il fortunato alla fine manca che, che mandarla a uno Lulu e dopo andremo tutto. Eh, va bene, niente, mi dispiace. Ma siamo vicini? Eh, non posso dire niente perché guardi ah, il vabbè. regista è cattivissimo e che con me Va bene, ecco. non posso dire niente non posso Ti dire riprovo niente. anche subito stasera Va bene, riprovi subito Intanto vado a mettere Topin topinambur che io devo pensare al risotto con questo giorno certo, Che ci vuole andare a fare la spesa Ora, a quest'ora ci vuoi mandare a cercare le vongole? Ma ti sembra? Eh? Scusi Gerardo Scusi mm. Allora, grazie, grazie. Forza e coraggio, abbiamo detto riso carnaroli, abbiamo detto tutti gli elementi necessari, quindi come è tosti il riso? Sì, burro nel pentolino, eh, poi appena poi, si è sciolto dai. mettiamo il riso, eh, quando il riso è caldo, leggermente dorato, si, eh, sì. si può fermare la cottura eh, anziché con il vino come si fa di solito. Con l'acqua delle vongole e delle cozze, eh, che eh, è già con cui sono, sta che sono state sfumate col vino. Quindi abbiamo già il vino e iniziamo già dall'inizio la cottura del risotto a eh, dare sapore al riso, quindi non, sarà, eh, non avrà eh, il sapore soltanto all'esterno, ma prenderà sapore il chicco stesso. Eh, meno male. Eh. Senti, ma dimmi un po': però, come si arriva ad avere tutto questo liquido? E tutta questa cosa buona che io vedo, sì. mi puoi per favore allora, raccontare come si ottiene? Eh? Si puliscono le cozze, eh, togliendo il baffo, togliendosi la barba, il baffo, eh, mm. si puliscono, si grattano con una spugna di ferro mm. oppure con del sale grosso sotto mm. all'acqua mm. e le vongole le lasciamo invece eh, in ammollo in acqua salata eh, per almeno un'ora, poi le sbattiamo una per una. Per essere sicuri le che sbattiamo? non. Le battiamo? In che senso? Le, eh, le battiamo Sono... o sul tagliere, così per sì. far uscire eh, eventuale sabbia. Ogni, ogni vongola? Per essere sicuri che non ci sia sabbia nell'acqua nell funziona così e bisogna sì. pagare qualcuno però per eh, farlo, sì, eh. 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 Qualcuno in famiglia un nonno, un nipotino, un bambino, bisogna pagarlo. Allora, detto questo, quindi pulite le vongole, le cose noi le mettiamo in un contenitore in genere sì. bello alto e eh, o anche un, un grande, una grande padella. Mm -hmm. Eh, molto calda, olio extra extravergine d'oliva eh. Un aglio l'ho visto qua gigante sì, Questo in qua. realtà è stato messo dopo Ah, va bene eh, E poi chiudiamo Così evitiamo di bruciare l'aglio eh, Mettiamo le cozze, direttamente, cozze di vongole direttamente nell'olio Sfumiamo col vino bianco e chiudiamo velocemente E chiudiamo anche noi questa parte perché arriva la pubblicità Stiamo parlando di riso, un risotto alla Livornese che prevede soltanto i gusci praticamente, quindi le vongole e le cozze. però tanti sono gli elementi che ha messo lui dal burro con cui ha iniziato. La, potremmo dire, dall'inizio ha fatto una sì. cosa molto classica. Non hai messo cipolla? Non però. abbiamo messo cipolla mm. e, perché in questo caso usiamo l'aglio mm. e le lo mettiamo eh, adesso a metà cottura. Eh, con il peperoncino eh, mentre invece il burro e il parmigiano li riutilizziamo alla fine per mantecare il risotto per dare la classica la cremosità che comunque già il carnaroli ha ah, senti scusami queste eravamo rimaste alle vongole e alle cozze Come chiuse con un coperchio sì. bene si aprono sì. eh, dopo circa 30 secondi si iniziano già a aprire allora togliamo il tappo mm. e ehm, le, se, le scoliamo, le scoliamo in una sorta di scolapasta con al, eh, sotto di esso un contenitore che contenga l'acqua che è preziosissima, eh, ehm, concentrato di sapore. Per cui, una volta che abbiamo eh, separato i gusci eh, dall'acqua, filtriamo la stessa acqua con un altro colino più fine. Per eliminare le eliminare... tracce eventuali esatto. di sabbia, eccetera, eccetera. Esatto. E eh, mm. sgusciamo. Eh, le cozze e le vongole la, eh, mettendo eh, la carne direttamente sì, la, che, l, la bestiolina dentro l'acqua e mettiamo anche, eh, condiamo l'acqua con dell'olio, eh, del pepe, eh, del, dell'aglio e del basilico, eh, soprattutto se eh, non utilizziamo subito questa. Queste cozze vongole ma aspettiamo una mezz'oretta. Sapete che facciamo noi, ci facciamo delle altre belle fette di pane, le stesse di prima di Paolo e ci buttiamo questo bel sughetto che come vedete è preziosissimo ed è quello che darà più ancora del, eh, della polpa del mollusco, è quello che darà il sapore e enfatizzerà il tutto. Di, di mare, va bene? Sì. Allora qui noi lo seguiamo mettendo ancora via via questo a che punto noi le metteremo già cotte? Quindi tu hai fatto eh... un processo completamente diverso, molti le mettono a cuocere insieme, tu hai voluto invece farlo sì. diversamente eh, L'ideale sarebbe mettere eh, le cozze e le vongole dentro e di sotto Anch'io eh, faccio così al momento della mantecatura ah. così evitiamo di, di stracuocerle e rimangono belle Succose, morbide, gonfie morbide. perché il mollusco che diventa rattrapito significa sì. che, che ha una cottura sbagliata e diventa anche un po' gommoso mm. senti ora cui... che ci mettiamo scusa mi hai detto allora, che a metà dobbiamo aggiungere dobbiamo no? aggiungere dell'aglio che tagliamo in fettine sottili ecco come diceva eh, Paolo più facciamo sottile l'aglio prego e più eh, si sente quindi questa mania di mettere l'aglione intero eh, ci permette di avere un sentore di aglio, ma chi vuole l'aglio lo spezzetti e basta, no? Sì, però qui ne possiamo usare veramente poco. Perché? Eh, lo, eh, perché appunto noi lo tagliamo in fettine, lo tritiamo e lo schiacciamo con la lama. Perché? Farne una cremina? Viene una sorta di crema, viene di ma... modo che non... Non si sente il pezzetto, non si rischi di sentire un pezzetto di aglio. Insomma, volete fregare quelli che non e magari hanno Fregare lo magari vogliono, anche eh? un bambino. O... I bambini, guarda, sono i massimi amanti dell'aglio, basta che le mamme glielo diano. Eh, veramente? È vero. È vero. Un tempo pane, pomodoro e aglio strusciato. Ora se la mamma dà pane e altre cose, è ovvio che lo. Semmai l'unica cosa da noi ai bambini il piccantino dell'aglio. Allora, noi ci abbiamo messo l'aglio, a questo punto anche il peperoncino. Peperoncino fresco. Fresco, mentre invece lui nelle triglie l'ha messo eh, non fresco. Usiamo la buccia del peperoncino fresco eh, per dare il sapore di peperoncino, mm. ma useremo poi il peperoncino secco macinato. Verso la fine per, una botta. per ehm, eh, riuscire a gestire meglio la piccantezza del risotto perché eh, il, il peperoncino, più sta eh, a cuocere, più dà piccante. Per cui la stessa quantità di peperoncino messa prima o dopo darà una piccantezza diversa. Insomma, allora se lo mettete all'inizio vi ritroverete un riso strapiccante, se voi lo metterete invece alla fine eh, non avrà modo di espandere questa sua piccantezza. Esatto. Fra l'altro ricordiamo che la differenza fra la buccia, che è questa, e quello secco è che in quello secco ci sono proprio i semi, i semi che sono quelli ricchi di capsicina che è quella che ti dà proprio il piccante. Mentre tu continui telefonata. Pronto. Pronto, buonasera signora Anna Maria. Buonasera, che bella voce pimpante, a chi appartiene? Sono Paolo da Lucca, quello Daluca. che ha vinto gli aranci della coppe. Eh, lo so, lo so che lei è stato arancizzato subito, mi è stato detto e che erano buonissimi e che buonissimi. ora è pieno di energia, e si sente dalla voce. Vediamo se Ancora più energico dandomi e vincendo magari il peso dei miei pani. Proviamoci, eh? Vai! Allora 9,900 km. Per Paul. No, non è? Non è. Eh. <ride> Pazienza, riproverò. <ride> Pazienza riproverà. Va bene. Un abbraccio Gra e grazie. buona primavera. Tante tante cose buona Pasqua. Anche a lei, grazie, grazie, tanti auguri. Allora, a questo punto, senti, quanto ci manca perché cuoce il nostro riso? Mancano tre minuti. Ecco, in questi tre minuti iniziamo, che iniziamo? mettiamo? Iniziamo a mettere eh, il basilico. Ma questi bei limoni li hai portati per me? Eh, anche, sì, li abbiamo portati. Uno ci serve eh, perché grattugeremo eh, con una grattugia sottile... La scorza di limone sopra il risotto mm, eh, per dare un non so che di estremamente. Per dare della freschezza. E... Certo, un puncettino potevate anche avermelo portato, eh? eh avete ben... Il... come si chiama? Punce? Ponce. Ponce? con la E che si deve sentire. Ah, scusami, po il ponce, il punch. ponce, ora chiamo Paolo poi a dirmi che cos'è il ponce. Quindi, abbiamo messo il basilico: il basilico. Mm. Poi, poi mettiamo un filo d'olio extravergine virgine di oliva. Bene. Poi il sale l'abbiamo già messo. Bisogna sì. stare molto attenti col sale, perché l'acqua dei, dei, dei molluschi. molluschi è molto molto salata. A questo punto metteremo questi poveri molluschi. A no. questo punto mettiamo i molluschi, tanti, <coughs> tanti, più, sì, a casa ne possiamo mettere di più di quelli. Migliaia che di ci molluschi danno al ristorante. <ride> <ride> e poi mettiamo. Il burro, diciamo che eh, per una porzione di riso possono bastare due noci di burro, in questo caso perché eh, l'acqua delle cozze è molto, è molto grassa, quindi eh, possiamo evitare, visto che mettiamo anche l'olio, di, ecce di eccedere col burro che magari per altri... Ma questa risotto... è una ricetta proprio livornese? No, 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 il risotto di solito a livorno eh, è una sorta di riso bollito condito come se fosse un'insalata di mare. Un'insalata di riso Ah, sì, è vero! Il risotto, Paolo? Il risotto mantecato così col burro e eh, cremoso e steso nel piatto all'onda. Eh... Esatto, Mantecata all'Onda a Livorno non, non c'è, non, non esiste. Però... Io sono triste allora, <ride> Volevo... non c'è una grossissima tradizione del riso. Non c'è tradizione risotti. del riso, nonostante diciamo, lì intorno ci fosse veramente proprio il riso, le risaie ci fossero, perché pensiamo a Massa Rosa quindi non è poi così lontano. Telefonata, pronto? Pronto? Buonasera a chi appartiene alla sua, alla sua voce, ovvio. Buonasera, signor Anna Maria, sono Rebecca, Rebecca da Livorno. Oh, Rebecca, è da Livorno. È con... <ride> Buonasera. Ma come è contenta <ride> stasera anche lei? Eh, stasera è proprio festeggiatissima, sta a Livorno. Eh, eh. Bene. Stasera. Bene, bene. Poi sì. con Paolo Cioli, che è veramente uno dei più importanti sì. studiosi sì. di enogastronomia, insomma, livornese, oh, esatto. mi sembra. Sì sì, 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 Allora, no, Rebecca, eh, sei trovata d'accordo sì. nella ricetta con le triglie? Sì, anch'io le faccio così, Bene. esattamente così, e nella questo... maniera più semplice e più gustosa che ci sia. E questo sì. risotto invece? Il risotto, allora, io quello che diceva lei con i gamberetti, anche i totanini e i frutti di mare lo chiamo alla pescatura, mentre invece questo allo scoglio lo faccio anch'io solo esclusivamente con i frutti di mare. Ecco, in effetti ha ragione. Eh, lo eh. scoglio presuppone lo scoglio, ma presupporrebbe anche la triglia. E presupporrebbe anche il polpo che sta nello spoglio, cioè ragioniamo. Eh, ma, ma quello è un risotto al pesce, cioè quello mi va poi più sul generico, è un, Senti, un gran poi, punto, un risotto cazzuccone. a questo poi, punto, che le devo dire? C'è il pesce di, pesce di sabbia, pesce di scoglio, pesce di mare e quanti risotto? cioè il risotto di mare, il risotto di sabbia e il risotto di scoglio. Niente, ah, Stiamo scherzando come al solito. Rebecca, Perdo. arriviamo al dunque. Sì. Il peso dei pani. Sì. Allora, proviamo. Vai. 9 kg, 9,50. Che devo dire? Oh, Rebecca. Che deve dire? No. No. Sì. No. No. Se fosse, no, se fosse sì avrei fatto un urletto ma almeno piccolo, già no? No. <ride> ma troppo in su o troppo in giù? Lei vuole aiutare gli altri? ma magari vi provo anche io immediatamente a <ride> telefonare ma io siccome non ho bevuto il ponce non posso dire niente Vabbè. è perché non è venuta a Livorno io l'aspettavo dal va bene, verrò a Livorno va bene bene, l'aspetto come, come al becca, solito un abbraccione un Viedrà... abbraccio forte anche a lei Viedrà... <ride> un abbraccio forte anche a lei tante <ride> grazie, cose grazie ah, e tanti auguri tanti tanti allora a questo punto noi abbiamo messo tutto ci manca il parmigiano il limone e poi... Il peperoncino secco. Il peperoncino secco. Lo mettiamo. Mm. Il pepe. Anche qui, qui ci vuole proprio piccanti, eh. No, ma poco. No, ah, poco. Per poco, sì, sì, va bene. E poi, un filo di... un pochino di parmigiano. Pochissimo, ecco. perché non deve, non deve ostacolare il sapore di mare, ma deve semplicemente aiutarci a mantecare il risotto. Ecco, i puristi inorridiscono all'idea di mettere il parmigiano nel pesce, ma ormai comincia a essere di moda. Ieri ho fatto le cosse col parmigiano, oggi si fa il risotto di mare, anzi di scoglio, no, com'è questo tuo risotto? risotto allo scoglio, sì, ma lo usiamo soltanto perché è un risotto, se fosse uno spaghetto non metteremmo. Buono, 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 buono. E adesso dobbiamo metterci il limone, scusa. Eh, una volta impiattato. Vai, in piatta, che io telefono, pronto? Sì, buonasera. Buonasera il suo nome? Dilva. Milva? Dilva, siamo dall'impruneta. Benissimo, mia cara signora Limpruneta, da quanto non mangia un buon risotto all'Onda? Il risotto, noi siamo vegetariani, quindi si fa un mangiare un po' particolare. Eh però senta, un risotto all'onda, nel senso può fare l'onda con l'alga, non ci mette il burro, no. ma ci mette la margarina, non ci mette, diventa perfetto, no? Sì, no, no, questo non si mai, non si è mai mangiato. No, eh? eh. No. no, no. Allora mi dispiace, mi dica un attimo il, il peso dei pani? Sì, 9 kg. 960. Niente. Mm, non ho capito Ma niente Siete tutti lì, lì Potremmo dire eh, che navigate in acque Che vi portano sicure <ride> Verso la vincita Ma non sono quelle giuste Bene Arrivederci Un grandissimo sera. abbraccio E presto a visto avremo eh, di nuovo La cucina vegetariana e vegana Per persone come lei Va bene? Allora, lì hai messo, facciamolo rivedere, l'ultima grattugiatina sì, per favore, mentre sì. io assaggio dal tegame questa cosa buona che mi sembrerebbe eccezionale, sentiamo un po' com'è venuta. Intanto, mi puoi dire tutto eh, cosa, quello che hai fatto? Allora, eh, pentolino, eh, noce di burro, appena si scioglie iniziamo a scottare il riso, riso carnaroli preferibilmente. Eh, saliamo, sfumiamo con l'acqua, in questo caso con l'acqua eh, delle cozze e delle vongole eh, poi eh, a metà cottura eh, Prego. continuiamo a mettere mettiamo dell'aglio, dell'aglio tritato, del peperoncino fresco eh, del basilico tagliato julienne, sottile e eh, del pepe poi, più avanti, verso la fine della cottura, eh, mettiamo le cozze, le vongole, eh, il peperoncino secco e eh, burro, burro e parmigiano per finire di mantecare il risotto. Ecco, e poi una abbiamo volta, messo sopra... Una volta impiattato, eh, mettiamo, eh, grattugiamo la scorza di limone e delle fogliettine di basilico, quelle le punte eh, che sono più scomode da tagliare ma sono tanto belle da vedere. Bravo. Grazie. Senti, dimmi un po', come secondo, che cosa suggeriresti? Dimmi un piatto proprio livornese tipico tipico. Eh, il baccalà alla livornese. E come o... si fa? Eh, io, eh, vabbè, alla livornese il... è tutto col pomodoro. Sì, io, io cui... voglio livornese, livornese. Non cui... mi cambiare nulla. Io eh, qui, ecco, di secondo, eh, magari... Chi ci mette, chissà? Vabbè, si può mangiare qualunque cosa dopo un risotto così eh, semplice, si può mangiare anche crostacei, un bel bollito di crostacei. Ma ah, io eh, voglio una man... ricetta livornese. Le criglie alla livornese Ma che l'ha fatto tua, Paolo. Proprio quella di Paolo. Eh... Dimmi. Si può fare un baccalà coi porri? Un baccalà coi porri e eh, va sì. bene, è livornese come ricetta? Mm, si può mangiare a Livorno. Per... An... Ma Dicevi, si può mangiare a Livorno? Sì, si, si, si trova a Livorno, ora non so dire se è originario di Livorno, però eh, è un piatto che è molto comune a Livorno. Mi passeresti eh, come... gli occhiali? Sì. Vado a cercare qualche ricettina qua nel libro, visto che Livorno è ghiotta, guardiamo un po'. Uh, la zuppetta di datteri, la, anzi, il risotto all'ardenza, che sarebbe? Chi lo sa? Nessuno lo sa. Serpeggia il panico. Chiamiamo Paolo Ciolli che l'avrà pure cucinato. Paolo, sbriga di veloce perché voglio sapere. I datteri mi hanno limitato a dire che sono vietatissimi perché la loro raccolta comporta la distruzione del loro habitat, tenendo conto che si introducono all'interno della roccia calcarea fino a 20 centimetri. Quindi capisci bene che per prenderli bisogna distruggere parte della costa. E com'è che te ci hai messo 6 ricette i datteri? Cioè ci vuoi far diventare... È colpevoli? Queste sono cozze. Sì, questo lo so. E I datteri sono quelli marroni. Sì. I datteri venivano mangiati prima, quando non erano ancora vietati. E ora sono vietatissimi e non si mangiano più. Però dal punto di vista storiografico io ho cercato di mettere tutto quello che poteva essere messo dentro. Senti, che cos'è la persiana? Contro per... quella che si chiude la sera prima di andare a letto. Eh, la persiana eh? è una bevanda... Che si usava avere la mattina, anice e menta. Qualcuno ci metteva anche un tocchettino di grappino insieme. Eh, Era allora, una bomba eh. calorica per chi doveva andare a scaricare e doveva avere quindi già di prima mattina molte energie. Una specie di pastis alla Livornese. Ecco, e questa, scusami, è questa passione per l'anice, per i liquori all'anice, ah, da parte di voi Livornesi, a che cosa è dovuto? Eh, probabilmente, come dicevo L'influenza francese, quando i francesi e Napoleone stesso vennero a Livorno, insieme alla baguette, si portarono dietro anche l'anice. E noi ci abbiamo fatto questo, eh, questa bevanda, che se La diluita pizza. moltissimo è anche una bevanda, potrebbe essere un grande, una grande bevanda è estiva. È una grande ricostituente, avete no, capito. Con di mattina. Telefonata prego, pronto. Pronto? Buonasera, il suo nome? Sono Giorgio. Giorgio, bel nome che mi piace tanto e che non sentivo da un po', da dove chiama? Da San Giuliano Terme. Ah, da San Giuliano Terme, quindi anche lei in zona potremmo dire. Sentami, Ma... dica un po', Giorgio, <coughs> mi scusi, quanto pesano i miei pani? Ma io, 9,890. Niente Giorgio, niente, 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 deve ripassare quindi sarà incollato anche nei prossimi giorni. Io, prima di Pasqua, vorrei dare questi panni. Speriamo, io eh. li provo. Giorgio, ho sì? fiducia in lei. Lei conosce il Ponce? Porca miseria se lo conosco. Le eh. piace? Sì. Ma che, che cos'è questo Ponce? Me lo descriva lei? Eh, questo, questo bisogna andare da Civili a Livorno. Comunque lo so fare anch'io in casa, eh. Oh, allora mi dica come fa lei il ponce suo il ponce eh, di giunto. prima si scarda si scarda il... Cosa, la, 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 il rum e sassolino rum e sassolino mescolati che si scaldano un bel bollore scusi. sotto la macchinetta scusi, e poi ci ma... si fa cascare il, il sassolino che cos'è eh? il sassolino sassolino Pazzolino. Una sambuca, una cosa... Eh, non ah, è una sambuca, la sambuca è, è venuta dopo il tassolino. Il tassolino usava tanti anni fa. Bene, e quindi... Dopo e poi questo ci, fa qui. cascare, ci fa cascare il caffè dentro. E per, ve per vedere un buon ponce lei vede la scissione che sotto rimane il liquore e sopra galleggia il caffè. E io li unisco? Dopo li gira col cucchiaino e viene unito tutto. Giorgio, grazie. Sentirei Vazio, proprio il bisogno moltissimo. di un bel ponce, va bene Brava. stasera? No, eh? tira su. Mi tirerebbe su, va bene. Sì. Arrivederci, anche Arrivederci. perché vorrei che vi tiraste su voi con questi pani. Allora, un'ultima cosa: qui ha portato, guardate, dei bellissimi ricci. Va bene, che costituiscono fra l'altro uno dei piatti del suo ristorante, ricci freschissimi, e voglio che vi faccia vedere come si aprono in un secondo. Va bene? Intanto Paolo vai a assaggiare il riso e dici com'è. Allora, come si apre molto il riccio? Semplice. Allora, esistono delle forbici rotonde fatte apposta per la pulizia del riccio, per l'apertura del riccio. Ma un piattino. Però altrimenti si prende tranquillamente un riccio. Bene. Si batte leggermente lasciando la parte qua. del dente, qua. la parte della bocca del dente la, bene, no? di qua. Si batte Lo leggermente in modo da inciderlo. In modo da davanti tutte le spine sì. a me. Si si di si di fa il bagno. Poi si infila una forbice e si inizia. Ecco. Eh, non cottura, e diventa una cosa prelibata perché pensate, non dobbiamo neanche cuocerla, dobbiamo raccogliere semplicemente le uova che sono la parte arancione che rimane dopo averli lavati dentro. Ora li vediamo e questo sapore incredibile: eccole qua, di mare. Con questa bellissima immagine, la sigla che sta arrivando, e ecco, guardate, il simbolo della freschezza del pesce che c'è a Livorno, e si mangia a Livorno dal nostro Paolo, come si mangia al nostro Gerardo, allo scampolo, a Livorno ai paolieri invece. E mi raccomando, prima che ci finisca tutto, saluta i nostri telespettatori, Paolo Sciolli con Livorno la ghiotta. A tutti voi, de' arrivederci, come al solito, a domani.